Ciao ragazzi, in questo video parleremo di cosa differenzia un disco freno sportivo da un disco freno non sportivo. Ci sono anche dei dischi con una finitura sportiva che però in realtà sono assolutamente dei dischi normalissimi. Ecco perché ho voluto fare questo video. Vi ricordo i social su cui il Reparto Corse è presente e il nostro sito repartocorsestore.it. Ecco un disco sportivo, il Tarox F2000 ad esempio. Questo è un disco baffato. E chiaramente i dischi sportivi possono essere baffati, forati o baffati e forati. Le vere caratteristiche del disco sportivo non si vedono. Sono un trattamento termico particolare che rende il disco più prestante, più prestazionale, più efficiente, più resistente alle alte temperature e alle alte sollecitazioni. E seconda caratteristica, un tenore di carbonio maggiore di quello dei dischi normali, anche di ottima qualità. Non è un discorso solo di qualità, è che chi sceglie di acquistare un kit freni e in particolare un disco sportivo sceglie per migliorare l'impianto di serie. Quindi attenzione a quei prodotti che non voglio fare dei nomi specifici, però ci sono anche delle grandi aziende, perché è facile vendere un prodotto col foro, magari delle volte il foro è anche chiuso, vabbè, piuttosto che col baffo, spacciandolo per sportivo. Non è il foro o il baffo a renderlo sportivo, cioè quella è una cosa che delle volte è anche estetica, ma le caratteristiche del disco sportivo sono ben altre, in particolare quelle che vi ho detto. Un disco sportivo chiaramente vi permette di frenare meglio, a maggior ragione se abbinato a pastiglie specifiche opportune. A questo proposito vi voglio segnalare che le mescole commerciali sono di solito valide per i dischi normali, ma molto molto aggressive per questa tipologia di dischi. Quindi evitate di spendere 300 euro di disco e poi mettergli la pastiglia della marca X, anche buona, da 30-40 euro, perché ve lo distrugge, cioè proprio ve lo distrugge. Quindi se decidete di comprare un disco del genere, abbinate una pastiglia giusta, che ne abbia cura. Tipicamente le pastiglie sportive si consumano loro preservando i dischi. Però ne parleremo in altri video. E mi raccomando, se avete dei dubbi, chiedetecelo, noi vi indicheremo i prodotti adatti alle esigenze che avete. Al prossimo video, ciao ciao!